all'interno della baia di Santander, precisamente a Somo. Poi quanto mancherà per il prossimo albergo e se sbarcherò precisamente a Santander. Si è trattata di una tappa maledetta, nel senso che essendo il cammino mal indicato e spesso costringendo il pellegrino a delle deviazioni assurde, abbiamo deciso di cercare di trovare dei percorsi alternativi man mano che consentano di seguire la strada più razionale. In particolare spesso stiamo tagliando senza ignorando le frecce che indicano il cammino, che spesso finiscono per dilungarci inutilmente in strade che sono assurde. Oggi però abbiamo sbagliato a fare i calcoli, dovevamo ottenere circa 30 km, 12 più 18 dalla prima parte che abbiamo preso dalla playa di Somoza, di Sant'Antonio. Abbiamo già superato abbondantemente i 35 giornalieri, con 20 con chilometri consecutivi di asfalto dritti che portano da Noja a qui a Somo. Insomma, e vi assicuro che con questo caldo e la mancanza di un qualsiasi ombra creano non poche difficoltà, soprattutto per quanto riguarda il consumo di liquidi, laddove io ho finito l'acqua dopo poco e sono arrivato veramente stremato. Infatti sto approfittando di quest'acqua cristallina per far rivivere i miei piedi, che risentono oltremodo del caldo e hanno una naturale tendenza a soffrire, a produrre la ampollas. L'acqua è veramente pulita, sebbene diversa da quella che siamo abituati a vedere in costiera amalfitana, ed è meno fredda di quel che si pensi. Io torno a Santander dopo meno di un anno e l'anno scorso mi aveva colpito per il freddo e per il vento che avevo trovato a fine luglio. Invece oggi l'acqua è abbastanza calda ed è sicuramente più calda di Laredo, dove ho fatto ieri il bagno. Vedremo se a Santander sarà lo stesso. A me Santander personalmente non piace, però sicuramente la Cantabria merita di essere vista, una regione misconosciuta dagli italiani, ma veramente con una natura incredibile, verde sul mare, dico solo questo. E la gente comunque è simpatica, molto patriottica. Ieri abbiamo gioito per la vittoria per 4-0 della Spagna contro l'Irlanda e l'atmosfera era, diciamo, alterna, diversa rispetto al Paese Basco, dove la gente è apertamente antispagnola.